Sono Palma Costi, sono consigliere regionale, ho partecipato oggi per conto della regione a questa iniziativa che ritengo molto importante del premio della domotica e della bioarchitettura, un'esperienza unica in regione Emilia-Romagna che dimostra come le linee e le politiche che questa regione sta facendo in materia di risparmio energetico ma anche di sostenibilità ambientale più in generale si possa fare. Le esperienze di oggi dimostrano come sia possibile fare bioarchitettura, quindi nel rispetto dell'ambiente, nel rispetto quindi della salubrità degli ambienti e soprattutto per il rispetto delle persone, della salute delle persone, come si possa risparmiare, quindi evitare le emissioni in atmosfera il più possibile, non utilizzare i fossili per riscaldare e soprattutto avere nello stesso tempo diciamo del comfort, un comfort ambientale molto molto alto. Questo premio lo potrei riassumere con la menzione speciale dato all'ostello matildico di Ramiseto di Reggio, dove la soluzione per persone con disabilità, quindi il far star bene le persone, ha portato a questa soluzione stupenda di un recupero di un bello edificio, ma soprattutto anche in termini di risparmio, diciamo efficienza energetica, comfort e anche diciamo domotica per aiutare chiaramente queste persone che vivono in questi luoghi.